dopo gara tra Atletico Rocca Massima e Flora, insieme al capitano della formazione del Borgo Flora, appunto Colarossi. Non è stata una prova, una grande prova, anche se nel primo tempo qualche occasione ce l'avete avuta per praticamente arrivare al pareggio. Sì, nel primo tempo potevamo riaprire un po' la partita, poi nel secondo tempo siamo calati, insomma si sono visti i valori in campo, hanno vinto meritatamente. Abbiamo pagato alcune assenze e niente, torniamo ad allenarci la prossima settimana e impegnarci al massimo. Ecco, due settimane di sosta serviranno per riorganizzare o può essere una cosa penalizzante questa sosta? Sicuramente serviranno, così riusciranno a rientrare alcuni giocatori in rosa. Infatti oggi si sono viste alcune assenze e speriamo di riordinare anche le idee in questi 20 giorni e speriamo che ci serva, insomma. Ma in questa debacle c'è qualcosa da salvare comunque, almeno la presenza di qualche giovane in campo? Sì, sicuramente devo dire che il gruppo si allena ogni settimana con grande costanza, siamo uniti e questa è una squadra nelle nostre situazioni, non so come avrebbe sopportato questa situazione. Noi devo dire che stiamo mantenendo bene l'animo. E allora, siamo in compagnia di Francesco del Ferraro, prima apparizione, una sola rete subita, ma hai ripagato la fiducia del Bella rete, sì. tecnico. Bella rete, la partita è andata alla grande, primo tempo compatti, pure loro hanno giocato bene. Un po' in difficoltà, andiamo in ritardo sulle palle, però bisogna lavorare, Rocca Massima deve stare in alto. Ecco, del Ferraro. Allora andiamo un attimo ad analizzare un po' questo ritorno alla vittoria. Mancava da tanto tempo, il campionato si fermerà per 2 settimane, ma per voi solo una settimana, perché guarda caso proprio sabato prossimo dovete tra l'altro recuperare la gara con la United. E niente, non aggiungo altro, ringraziando il mister che mi ha scelto. È stato un grande, Andici è un grande mister. Non aggiungo niente, un solo in bocca al lupo a noi e ecco qui. Ecco, l'esperienza che stai maturando in questa categoria ti sta dando molto, sei stato catapultato proprio in una sfida, forse era quella più giusta per mettere in atto le tue doti. Sì, infatti la squadra, il Flora di bassa classifica, che non togliamo niente, che è una grande squadra. Però si lascia un po' andare, però sono stato contento di questa partita. Infatti, esperienza, un po' più di esperienza va bene. Alla grande. Ci sono i presupposti per rialzare la testa e Sì, soprattutto ci sta. rialzare le Possiamo posizioni. abbassare la testa, sì. Infatti, pure tutte le partite dobbiamo infatti non mollare mai, pure se stiamo a perdere 10-0. Non dobbiamo mai mollare. Bene, grazie. Noi ti lasciamo perché fa Grazie molto freddo. Il mister, intanto Emiliano Antici, si sta avvicinando. Grazie a voi. Grazie, del Ferraro. Mister, soltanto sì. una battuta. Ci siamo sentiti tante Adesso un po' di volte. difficoltà, ragazzi. Il sorriso è tornato, ma adesso una sola battuta schietta, rapida anche la risposta. Cosa c'è di buono oltre ai 3 punti di questa vittoria? Punti, essere tornati a giocare con tranquillità, soprattutto il secondo tempo, perché prima non è che siamo stati perfetti. Però il secondo tempo ho visto un'ottima squadra che sapeva quello che fare. Abbiamo sbagliato poco e di conseguenza abbiamo trovato gli spazi giusti. Questa è la strada giusta, dobbiamo continuare a giocare con questa intensità. E per recuperare ovviamente il gap che abbiamo subito in classifica, però i presupposti ci sono tutti, i ragazzi stanno lavorando bene in allenamento, quindi diciamo che un po' di serenità già è tornata, ma già era tornata da 2 settimane a questa parte. Poi ovviamente se rincominciamo a fare qualche risultato, molto probabilmente si alzerà ancora di più l'umore. La partita con l'Aprilia capita a puntino sabato, perché ovviamente per noi sarà un banco di prova importante, perché se riusciremo a superarlo vuol dire che abbiamo superato i problemi. Se invece non riusciremo a fare risultato, io ho visto l'Aprilia è una bella squadra. Quindi Bene, grazie mister, buona. grazie quindi anche ad Emiliano Antici. E da me è tutto qui dal comunale di Rocca Massima. L'Atletico Rocca Massima batte Flora 92-6-1.